Tra 5 minuti sono pronto, ci possiamo collegare quando volete. Radio Carro, la radio strana per gente strana che ti fa sentire strano. E la Madonna, e la Madonna. È un chilo e mezzo lì, eh. Comunque il tuo e la Madonna mi hai fatto morire. Radio Carro, la radio che spacca. We used to be together, every day together, always. Bentrovati! Oggi è venerdì 17. La ricorrenza è per la maggior parte delle persone una giornata particolarmente sfortunata e, a detta di molti, un giorno apocalittico. Il giorno di venerdì è rappresentato perché è la morte di Gesù e il numero 17 una superstizione italiana. Le origini di questa credenza risalgono all'antica Roma, perché in numeri romani viene scritto XVII e anagrammato viene fuori VIXI, che in latino significa ho vissuto oppure la mia vita è finita. Altro motivo della sfortuna viene raccontato nella Bibbia, più precisamente nell'Antico Testamento, il diluvio universale che avvenne il giorno 17. Dall'antica Grecia invece il 17 si trova tra il 16 e il 18 ed era aborrito dai seguaci di Pitagora. Parliamo di cose un po' più fantastiche, diciamo così. Parliamo della smorfia e della cabala. Nella smorfia napoletana il numero sarebbe legato alla disgrazia. La cabala, dottrina ebraica dell'insegnamento esoterico, è la spiegazione tra l'eterno e il misterioso. Infatti il 17 ha una funzione di beneficio, perché la somma numerica nelle lettere ebraiche 9 tet, 6 wa, 2 bet, lette nell'ordine così, formano la parola tov, che vuol dire buono oppure bene. Questa è la mia chicca della giornata. Come sempre ringrazio i ragazzi e ringrazio tutto lo staff di quello che state facendo. Vi saluto e oggi che è venerdì 17, per chi ci crede oppure no, a chi è superstizioso oppure no, vi do un grande abbraccio. Buona giornata e buon divertimento a tutti. Radio Carro, la radio che spacca. Ancora tu, non mi sorprende, lo sai. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile, stai come me,
parlarne anch'io, e non soltanto di te. Che bella sei, sembri più giovane. Buongiorno, buongiorno a tutti amici di Radio Carro, bentrovati, benvenuti. Che bella sorpresa questa mattina. Non a caso ho messo questo capolavoro di Lucio Battisti. Ancora tu, già cara Barbara, ancora tu sei qui con noi. Che bello, come sono contento. Anche se è stato un intervento molto molto rapido, molto veloce, noi vogliamo sentire la tua voce e le tue opinioni, ma in ogni caso già questa sorpresa sinceramente mi ha fatto molto 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 piacere a me e a tutti gli ascoltatori, e quindi diciamo che dai, ti dedichiamo questo capolavoro appunto di Lucio Battisti. Certo, la storia del venerdì 17 è vero, hai ragione in piena, è una cosa esclusivamente italiana, tant'è vero che, ecco, che qua in Germania, ma soprattutto nei posti anglosassoni, è il venerdì 13 il giorno ritenuto sfortunato. Pensa che addirittura ci sono dei posti, degli alberghi, dove il 13 non viene neanche messo. La stanza numero 13 non esiste, non viene proprio citata, insomma, proprio per colpa di questo fatto, di questa forte credenza, no? Che c'è invece appunto di qua. Il venerdì 17 qui è poco, poco conosciuto, sinceramente, a tal punto che a tutto pensavo questa mattina, tranne che oggi effettivamente è venerdì 17. E francamente devo ammettere che è una di quelle tipiche giornate dove presto un po' di attenzione, sinceramente. Vi dico la verità, presto un po' di attenzione perché, ahimè, purtroppo mi è capitato in passato, soprattutto in Italia, ripeto, anni fa, che il venerdì 17 mi sono capitate cose abbastanza strane, per non dire inquietanti. Oh, detto questo, ragazzi, ieri come... purtroppo capita già da un po' di tempo, non siamo andati in onda un'altra volta, ragazzi. Io vi dico la verità, a me è una cosa che sinceramente mi dispiace tantissimo, tant'è vero che ieri mi hanno scritto, mi hanno chiamato, dici come mai non sei andato in onda, avevi promesso di dirci certe cose e quant'altro, invece non sono andato in onda perché ogni volta c'è una scusa, forse direte giustamente, vabbè, ma che ce ne frega a noi delle tue scuse, che ci interessa, non ci interessa che sentire la radio, insomma, sentire la voce di Over, ecco, la voce di Barbara, sentire le stronzate che racconti te, che chiaramente ci fa così, che ci porta appunto a discutere, ci fa pure litigare a volte, no? E dopo su questo arriveremo nei prossimi minuti. Ma ragazzi, dovete sapere che sinceramente, passiamo un po' al sottofondo perché mi sa che è troppo alto, ecco. Dovete sapere che per mio fratello, il mio fratellino, sono 9 anni di differenza tra noi due, è un periodo, è il periodo, ragazzi, più importante in assoluto della sua vita. Ed perché? Perché è un periodo di forte cambiamento, di enorme cambiamento. Io ci sono passato, molti di noi ci sono passati. E arriva un momento, un punto della vita di un uomo in cui, adesso non è che voglio raccontare i cazzi suoi, ciò che fare i suoi, no, ci mancherebbe altro. Cerco soltanto così di rendervi partecipe di quello che purtroppo una di quelle cose che ha riguardato molte persone, assolutamente. Cosa voglio dire? Voglio dire questo. Quando ti accorgi, quando ricevi la notizia, bellissima, soprattutto se è una cosa che aspetti e che cerchi, che è quella di diventare papà, è una cosa travolgente, soprattutto per noi maschi, per noi uomini, che francamente non siamo come appunto le donne, in cui fanno tutto il lavoro, lo fanno tutto quanto loro, e diciamo che non è che hanno altro a cui pensare, no? Però i cambiamenti li vedi sul tuo corpo piano piano che passa. Noi maschietti in pratica non ci accorgiamo di niente, quasi quasi la nostra vita all'inizio rimane più o meno la stessa, e quindi la notizia di diventare papà è una notizia che accogliamo un po' così. Poi arriva sempre il momento esatto in cui passa qualche giorno, ti rendi conto che effettivamente la vita ti comincia a cambiare, cominci a cambiare il tuo modo di pensare, il tuo modo di ragionare, e quindi anche le scelte
di cui tu fai, non compri più. Faccio un esempio assurdo: fino a poco fa pensavi di comprare un bel coupé, una bella macchina sportiva, un bel GT, adesso invece non puoi comprarti il GT perché ti serve una macchina a tre posti che abbia anche che contenga posto per contenere appunto tutto il necessario per tuo figlio. Ecco, questi cambiamenti ti accorgi purtroppo tutti in una volta. Quando arriva questo momento effettivamente diventa difficile, cioè non è che diventa difficile, diventa talmente forte il cambiamento che a tutti gli effetti fai veramente fatica a cioè come se ti arriva tutto in una volta come una doccia fredda. E questa cosa io ragazzi lo racconto in realtà per far capire alle persone che o perché sono ancora molto giovani e quindi non hanno passato, o chi attualmente non ha in programma di avere dei figli e quindi diciamo che è una cosa che non conosce. Ecco perché lo sto dicendo, diciamo, no? Per preparare a quelle persone che dicono: sapete, voglio fare una famiglia, voglio avere dei bambini. E allora sappiate benissimo che arriva questo momento. Arriva questo momento che quando ti rendi conto sei un po' colto diciamo di contropiedi. E in quel momento ti arrivano un sacco di dubbi, un sacco di pensieri, un sacco di timore, un sacco di paura. Perché? Perché l'emozione che provocano i figli, che ti danno i figli, sono le emozioni più forti che esistono, anche quando sono soltanto dei piccoli embrioni dentro la pancia della donna che ami, diciamo anche della donna che sta insieme, no? Ma le emozioni sono emozioni e non ci sono solo quelle belle, come può essere la gioia, il piacere, il vederlo crescere, il vederlo vedere come si sviluppa, la gioia del sentirsi dire ti voglio bene papà, ti do un bacino, cose simili. Ci sono ahimè anche quelle diciamo negative, e tra quelle negative appunto c'è anche la paura di non essere un buon padre, la paura di essere all'altezza. Sono tutte cose naturali, sono tutte cose naturali che fanno parte appunto di una fase della vita di un uomo che vive. E sinceramente dico la verità ragazzi, dura molto poco, perché poi arriva un punto in cui tu ti rendi conto, tu lo capisci e la natura ti porta a dover cambiare completamente modo di pensare, modo di ragionare, ti porta a diventare un uomo diverso, a pensare in modo completamente diverso, a mettere la tua priorità non più te stesso, non più le tue necessità, ma appunto le necessità di tuo figlio. Ed è un processo che avviene talmente naturale che chiaramente ce l'abbiamo dentro, radicato nella nostra natura, radicato in quello che siamo, no? Perché se non fosse così, ragazzi, chiaramente ci saremmo già estinti. Questo mi sembra chiaro, no? Fa parte del processo della vita e della natura. Ecco, tornando a noi, io sapevo che questa fase da parte di mio fratello sarebbe arrivata abbastanza presto. Ed proprio l'altro ieri sera, in una giornata tra l'altro che ero molto stanco, dove volevo andare a dormire abbastanza presto, mi ha chiamato e mi ha cominciato a parlare un po' di problemi, del più del meno, anche, no? Anche della radio, non so, di virus, dei vaccini, di film, di serie. A un certo punto, quando era ora finalmente per me di andare a dormire perché ero stanco morto, sono usciti fuori appunto queste cose che lui aveva dentro e che aveva bisogno di parlarne. Perché? Perché è una cosa talmente nuova che effettivamente non sai neanche esattamente come prendere. A quel punto lì ho detto: stanco o non stanco, mi rendo conto che è arrivato quel giorno, cioè quel momento esatto, anzi sono pure contento che da fratello grande da cui ci è passato appunto ti posso stare vicino, ti posso parlare, insomma posso stare qui con te a raccontarti, a tranquillizzarti. Soprattutto ho detto: vabbè, mi faccio un caffè. E qua diventa una telefonata molto lunga, telefonata che è stata talmente lunga che è arrivata praticamente fino all'orario in cui dovevo andare a lavorare, quindi poche parole, non ho chiuso occhio e la stanchezza era enorme. Ieri mattina avevo una stanchezza addosso talmente forte che ho dovuto parlare e chiamare il nostro grande amico Roby, il mio grande amico Roby. E su queste situazioni per me è come un'ancora di salvezza. Un po' come quando Over è stato qua in quella settimana di vacanza e la notte per farmi compagnia veniva a lavorare con me. C'è stata una mattina in cui ero talmente stanco che ho detto: Over, per piacere guida tu perché io non ci riesco. Ecco, Roby un po' per me, ma anche io un po' per lui, alle volte rappresenta un'ancora di salvezza, rappresenta effettivamente una possibilità,
per darmi una mano. E così, con la stanchezza e tutto, ho detto, dico, Roby, per piacere, te mi sveglio, parliamo un po', così, litighiamo pure, basta che mi tieni sveglio, perché effettivamente oggi non riesco neanche a guidare, quindi pensate un po' se sarei stato in grado di fare la radio. Ecco, mi dispiace ragazzi, come vi dico sempre, mi dispiace molto, perché molto alle volte metto effettivamente la radio, questa passione, questo hobby un po' in secondo piano. Una volta il tempo, e quindi la guida diventa complicata, una volta gli impegni, una volta la stanchezza, lo capisco molto, e per questo mi dispiace, però abbiate anche pazienza, è un periodo molto molto difficile questo qua, c'è un periodo molto pieno, molto molto gonfio da parte di tutti, infatti anche oggi, ecco, ora non lo sentite, per esempio, come mai il venerdì lo sentivate sempre con la sua rubrica di cura e manutenzione dell'automobile, invece anche oggi lui non c'è, per fortuna, ecco, è stata Barbara che ci ha lasciato questa bella chicca. Perché chiaramente è una persona che fa il corriere sotto Natale, insomma, no? Potete capire, lavora 30 ore al giorno, non 24, ma 30. Riesce addirittura a trasformare il giorno, a farlo diventare più lungo, insomma, no? Ha questo potere magico. In più c'è la squadra di calcio, ce n'ha due da gestire, i figli grandi da stare attenti. Io l'ho sentito l'altro giorno privatamente, mi ha raccontato che le domeniche praticamente non esistono più per lui. Le domeniche sono diventate una chimera. Avere il tempo di potersi mettere lì, seduto, sdraiato sul divano e guardare una gara di Formula 1, l'ultima gara dell'anno, è diventato un sogno, perché non c'è proprio il tempo, non c'è. Ecco perché vi dico, ragazzi, abbiate un poco di pazienza, è un periodo molto difficile, molto pieno appunto per tutti quanti. E proprio di questo stavo guardando un po', per esempio, il tempo di questi ultimi giorni. Mi fa un po' rabbia, sinceramente, mi fa un po' rabbia, perché c'è un tempo bellissimo, con le temperature tra l'altro anche più alte del periodo. È vero che di notte fa, come adesso attualmente, fa 0 gradi, 1 grado, 2 gradi, così, varia un po', di giorno arriviamo a 6-7 gradi addirittura, quindi più alto della media, diciamo, del periodo. E sono giorni appunto di caldo, ma attualmente sto guidando senza nebbia, proprio in una situazione di cielo perfetto, c'è una bellissima luna. Però questo, ragazzi, guardando le previsioni a lungo termine, è destinato a finire, ahimè. Perché dico ahimè? Perché mi sarebbe piaciuto tornare a pesca di nuovo con mio figlio, quando lui aveva le vacanze natalizie. Mi sarebbe stato piacevole fare una notturna di nuovo con lui, una 24 ore, come ho fatto appunto i primi di novembre, che tra l'altro abbiamo fatto anche una trasmissione quella serata, che vi indico, andate un po' a guardare nel nostro sito radiocarro.sismonet.com, oppure nell'applicazione, diciamo, di Speaker, che andate a ritrovarvi una puntata dedicata alla pesca dei primi di novembre, insomma 4-5 novembre, andate in onda, l'abbiamo fatto dove c'era anche mio figlio Giulia, proprio quando eravamo al lago. Sarebbe piaciuto, però col tempo così attualmente lo puoi fare. Si sente un po' freddo, però adesso abbiamo comprato la tenda giusta, i sacchi a peli, il materassino corretto per non stare attaccato al terreno, è una bella stufetta che ti scalda, insomma ce la fai e diventa piacevole. Però da Natale, dal giorno di Natale, dalla vigilia di Natale fino ad arrivare all'anno nuovo, hanno messo un'aria polare in arrivo direttamente proprio dal polo nord, dall'Artico, facendo precipitare le temperature fino qua a meno 15 gradi, di giorno meno 3, meno 4 e di notte meno 15 gradi, portando non solo ghiaccio ma portando anche neve, soprattutto i primi due giorni, portando abbondanti nevicate, che è bello pensare. Quanti di noi abbiamo sempre pensato a Natale con la neve, perché era un'atmosfera perfetta? Infatti, in effetti, sarebbe il secondo Natale che io vivo da quando sono qui in Germania con la neve. Fu il primo anno in assoluto, quando stavo qua nell'inverno del 2002, il Natale del 2001 in realtà, per portare dal 2001 al 2002. Da allora la neve a Natale non c'è più stata. Abbiamo sempre avuto un Natale verde. Ecco, oggi, che quest'anno, che magari preferirei appunto che il tempo tiene quest'anno, invece guarda caso ti fa una cosa del genere. Quindi ragazzi, state attenti, pensateci anche chi parte per i viaggi, chi parte per andare a trovare la famiglia, perché probabilmente partirà proprio il 24 o il 23, proprio quei giorni lì, e quando si rientra, sarà più o meno la stessa cosa. È chiaro che non puoi andare a pesca con temperature di meno 15, logicamente,
diventiamo dei ghiaccioli, quindi vuol dire che purtroppo per quest'anno le canne le appendiamo definitivamente al chiodo fino ad aprile, quando finalmente ritornerà appunto la primavera. Mi sono preso molti minuti oggi come preambolo. Oggi è venerdì, la puntata è dedicata, come sappiamo, alla scienza e tecnologia. C'è una notizia di scienza che voglio dire, che la dico subito, ma affronteremo una seconda parte di trasmissione purtroppo molto differente, molto molto differente, perché ho necessità di fare un po' di chiarezza, ho necessità di esprimermi, di far capire a chi sta dall'altra parte del microfono, a chi sta dall'altro lato, diciamo, della linea e che mi ascolta, certi concetti, ma ci andiamo un po' con calma. La notizia, appunto, che l'ho ascoltata ieri, e l'ho ascoltata addirittura la conferenza stampa in diretta, anche se chiaramente sotto, con i sottotitoli tradotta, perché mi sono iscritto al sito internet diretto della NASA e della ESA, seguendo tra l'altro il profilo Instagram proprio della NASA. Insomma, c'è stata la conferenza stampa, appunto, che la sonda finalmente, vi ricordate quella sonda che vi dissi che arrivava al Sole, che saremmo arrivati vicino a studiare il Sole dal punto di vista ravvicinato? Ecco, nella giornata di ieri, la sonda è arrivata a una distanza dal Sole, praticamente nella corona, sulla corona direttamente del Sole. E il che, attenzione, questo lo facciamo perché merita assolutamente un grandissimo applauso da parte degli scienziati e dei tecnici della NASA, perché diventa uno dei più grandi. Io lo potrei quasi definire, se non il più grande, tra i primi 5 più grandi successi in assoluto della storia spaziale. Perché arrivare davanti al Sole, dall'interno quasi della sua atmosfera, è una cosa incredibile. Dal punto di vista tecnologico, tecnico, è impressionante. È una cosa, ragazzi, che mi colpisce molto, perché ho seguito tutto questo processo fin dall'inizio, fin dal momento in cui è stato partorito nella mente degli scienziati della NASA, che poi ha avuto anche chiaramente una collaborazione con la ESA, ma il progetto è interamente della NASA. E io l'ho seguito in tutte le sue parti, in tutti i suoi passaggi, fino appunto ad arrivare a ieri, che è arrivata al culmine. È una sonda che è destinata, ahimè, a schiantarsi al Sole, a bruciarsi in realtà dentro il Sole, a perdersi dentro l'atmosfera solare, perché tramite la forza di gravità del Sole, che attira fortemente la sonda, chiaramente la porta lì, ma finché... Ma questo, cioè, ha consentito alla sonda di avvicinarsi a una tale vicinanza al Sole, chiaramente portando delle temperature incredibili. Quindi pensate un po' quale tecnica: da un lato avere schermare la sonda di tutti i componenti elettrici a tenerla a una temperatura fresca abbastanza normale, e dall'altra invece averci, essere attaccata al Sole con temperature di migliaia di gradi. Ecco perché intendo, dal punto di vista tecnico, che cosa significa essere stati capaci di costruire una sonda del genere, di farla avvicinare al Sole ad una velocità tale che lentamente, orbita dopo orbita, appunto, si avvicina più verso il Sole. Questa ci fornirà una chiave di lettura dei dati scientifici sul Sole, sulle risoluzioni solari, sui campi magnetici, su quello che accade all'interno del Sole, senza precedenti. Perché ragazzi, forse molti di noi danno, ormai ci sono certe cose che si danno per scontate: ti alzi la mattina e c'è il Sole, ah che bello, vedi il Sole uscire, ti scalda, c'è la luce e quant'altro. Ecco, sono queste cose che noi diamo per scontate, no? Da dire, vabbè, tanto il Sole c'è sempre, sta lì, tramonta, cioè, sorge e tramonta, buon. Ragazzi, ma noi dipendiamo interamente dal Sole. Il Sole è la nostra vita, la nostra stella. Senza il Sole non saremmo qua, non saremmo nel modo più assoluto, non ci saremmo stati. E quindi, e in più sappiamo quanto può essere pericoloso il Sole. Abbiamo fatto una puntata nelle settimane precedenti proprio parlando del pericolo delle tempeste solari, di quello che può accadere e tutto quanto. Ed è una cosa che preoccupa molto gli scienziati, diciamo, soprattutto anche gli industriali, e anche i politici.
e quindi abbiamo assolutamente bisogno di studiare il sole, di capire del perché, come si verificano queste tempeste solari ed eventualmente avere la possibilità, tramite la conoscenza scientifica e i dati raccolti, di prevedere con un buon anticipo un'eventuale tempesta solare, capire che intensità è, ai fini poi dopo di proteggere tutti i vari componenti elettronici prima che appunto ci possano investire. È una cosa assolutamente necessaria. Adesso non mi dilungo, non sto a spiegare, ho già detto che abbiamo fatto una puntata extra dedicata solo a questo, una puntata dove abbiamo parlato anche del campo magnetico, della Terra e quant'altro, insomma, quindi andate, non la facciamo molto lunga, insomma, diciamo semplicemente che la sonda è andata lì. Adesso la NASA raccoglierà tutti i dati scientifici raccolti, li pubblicherà nella giornata di oggi e nei prossimi giorni, oggi ci saranno già i primi dati, e poi tutto il materiale raccolto sarà oggetto di studio per gli scienziati nei prossimi anni a venire. Io vi dico una cosa, ragazzi, quando ero bambino uno dei sogni che avevo nel cassetto più importante era quello di diventare astronomo. Volevo studiare l'astronomia. Ho già raccontato che mio papà negli anni 80 mi comprò l'enciclopedia dell'astronomia. Io all'età di 8-9 anni praticamente mi leggevo l'enciclopedia di astronomia invece di leggere i fumetti o guardare i cartoni animati, no? Proprio per la grande passione che avevo. Solo che quando ho saputo che c'era tanta matematica da studiare, francamente ci ho un po' rinunciato, perché come si dice, la matematica non è un'opinione, ma io ho una pessima opinione della matematica, e quindi è sempre rimasta una delle cose un po', no, nascoste nel cassetto. Ma per chi vuol diventare astronomo, per chi ha questo sogno nel cassetto, non si faccia spaventare dai dati, dal lavoro o dalla tanta matematica che c'è. La matematica è bella, è veramente bello studiarla. Allora ragazzi, adesso ci andiamo ad ascoltare una bellissima canzone, adesso ormai c'è una bacheca musicale piano piano che è incredibile, una qualità di canzoni che ci possiamo veramente veramente divertire. Voglio andare a farvi sentire questo capolavoro, secondo me questa canzone bellissima di Gianni Nannini, oggi un po' tutto italiano ci ascoltiamo, tutta musica italiana, Speriamo che questo venerdì 17 lo passiamo con un pochino più di tranquillità. Quindi mi raccomando, rimanete lì, non andate via, perché poi dopo devo dirvi certe cose. Quindi a dopo ragazzi, a più tardi. Attenzione, questo programma contiene parolacce e volgarità in genere. Se siete particolarmente sensibili a questo tipo di contenuti, vi consigliamo di non ascoltarlo. Inoltre, ogni riferimento a persone, cose o fatti realmente accaduti è puramente casuale e non espresso in forma diffamatoria, ma solo in tono scherzoso. Grazie e buon ascolto se lo ascoltate, oppure prego se non lo ascoltate. Nell'anima.
dietro non è tutto falso e inutile. Capirei, lascio andare i giorni tra certezze e sbagli. È una strada stretta, stretta fino a te. Quanta tenerezza non fa più paura. Sei nell'anima e lì ti lascio per sempre. Sei in ogni parte di me, ti sento scendere. Oh, rientriamo. Che capolavoro questo di Gianna Nannini. Insomma, avete capito perché ho deciso di mettere questa canzone oggi. C'è nell'anima. Dov'è? Una cosa più nell'anima di un figlio, ragazzi. Che cosa c'è più importante e più forte di un figlio? A me queste cose mi distruggono veramente, guarda, mi distruggono emotivamente. Ho messo le avvertenze. E allora, all'inizio ho pensato che cavolo, ho sbagliato, ho spinto il bottoncino sbagliato, ho messo il jingle sbagliato. Capita purtroppo mentre si guida alle volte, no? Fare queste operazioni. Lo vedete quanti piccoli sbagli di regia faccio, ma ragazzi, sto guidando, per cui no, potete avere anche un po' comprendere. Noi siamo in fin dei conti la radio su ruote, siamo sempre in movimento, no? Quindi potete capirlo. Ma mentre andava, cioè, l'avvertenza, mi sono detto, sai che c'è? Non ho sbagliato per niente a metterle. Ieri sera, dopo qualche settimana, insomma, ho sentito uno dei miei più grandi amici che ho qua in Germania, una persona che adoro e che ho sempre adorato, no, o meglio, non che ho sempre adorato, che continuo ad adorare, chiaramente, no? Un grande amico, un amico tra l'altro che ho conosciuto anche Roby, e no, te pensate, qua in Germania dagli anni 60, ed è anche vicino, relativamente vicino un po' dove, dalle parti mie dove abito, è un amico di mio suocero, ma alla fine lentamente siamo diventati molto amici e molto uniti tutti e due. Ci sentiamo, ci vediamo, andiamo, ogni tanto ci facciamo delle lunghe chiacchierate, delle lunghe telefonate. Ed che cosa è successo? È successo che ieri, quando abbiamo cominciato, chiaramente è cominciato a parlare del cane, poi dopo si è passati a parlare diciamo dei vaccini, ho avuto una reazione da parte sua, a parte spropositata, molto spropositata, ma una reazione che non mi sarei mai aspettato di avere, assolutamente, una reazione con una tale violenza, con una tale rabbia, con una tale proprio aggressione, che effettivamente mi ha lasciato, non solo all'inizio, mi ha lasciato spiazzato completamente. Ascoltavo quasi in
quasi in silenzio, quasi, non so come dire, sconfitto se vogliamo, no? Ascoltavo le sue imprecazioni, no? Le sue arrabbiature, il suo sfogo, chiaramente, ai limiti, quasi arrivando, sapete, quando uno è nervoso, cioè quando uno è molto appassionato, acclarato, no? Magari si lascia andare anche un po' nei toni di voce, eccetera, eccetera. Però a un certo punto è andato a toccare un tasto, cioè è andato a dire una cosa che mi fa molto riflettere, mi ha fatto molto riflettere. Poi ci siamo chiariti, abbiamo parlato più di 2 ore e abbiamo detto le cose, le nostre cose, chiaramente tutto quanto in ordine. Ma perché oggi vi voglio parlare di questo? Perché mi sto accorgendo sempre di più di una cosa. Vi faccio un esempio, no? Allora, a variante Omicron, ieri c'erano 2 notizie, a me mi arrivano le notifiche continuamente, no? Dei vari giornali e quant'altro. Ricordatevi anche che a me mi arrivano le notifiche di 2 lingue, quindi io ascolto e leggo notifiche di notizie che arrivano soprattutto dalla Google, dal mondo, dalla Germania e dall'Italia. E quindi le posso, no? Vogliamo anche paragonare. Allora vi faccio questo esempio per capire che cos'è l'informazione e come va eseguita l'informazione. La variante Omicron è variante del virus Omicron, è molto molto contagiosa e si sta sviluppando, si sta crescendo in una maniera esponenziale. Cosa vuol dire? Vuol dire che le persone si contagiano e si infettano in una maniera molto molto veloce. Cosa significa? Significa che nel giro di massimo un mese e mezzo, prenderà piede su tutta Europa e sicuramente cosa farà? Si metterà in una condizione, almeno così diceva, in una condizione di forte allerta, ma sembra avere dei sintomi più leggeri e più tranquilli da sopportare. Notizia successiva, non sto a dire la fonte dei giornali che l'hanno data, non sto a dire questa, perché se potrei farlo in realtà, potrei anche farlo, lasciamo stare. Il concetto, se non è importante, diciamo la sfumatura, è il concetto, il contenuto di quello che voglio dire che è importante. Variante Omicron, il suo sviluppo è molto veloce, si diffonde in una maniera incredibile. I contagi nel giro di solo 2 o 3 giorni triplicano in una maniera impressionante e nel giro di qualche settimana prenderà sopravvento in tutta Europa ed sarà la variante principale a travolgerci e quant'altro. Cosa, perché succede questo? Succede questo perché il virus chiaramente ha fatto una variante, quindi si diffonde in una maniera, ha fatto una mutazione dove si diffonde più in fretta. È vero che i sintomi sono meno gravi, ma è anche un fatto statistico matematico. Cosa vuol dire? È semplice, adesso metto un po', cerco di far capire il concetto, no? Se per caso il fatto matematico è semplice, è vero che i sintomi sono più leggeri, questo è chiaro. Quindi è vero, almeno da quello che dicono, che quindi sono più facili da sopportare. Questo vuol dire che porterà probabilmente meno ospedalizzazioni, meno terapie intensive occupate e soprattutto, diciamo, meno morti. Però è anche vero che è un fatto matematico. Se mentre prima si contagiavano 100 persone per la variante Delta, di quali 10 finivano in ospedale, la variante Omicron si devono contagiare 50 persone, ma sempre 10 persone finiscono in terapia intensiva. Ma la variante si sviluppa in una maniera così esageratamente larga fino ad arrivare a 100 contagi. Il confronto è questo. L'articolo finisce dicendo: è necessario, auspicabile e necessario, farsi la terza dose del vaccino, il cosiddetto booster, il prima possibile, per dare un'ulteriore protezione appunto al vaccino. E sembra che nonostante tutto la terza dose, quindi questo booster, sia abbastanza efficace anche contro la variante Omicron. Ok, come avete sentito, sono esattamente, è la stessa notizia. La notizia è la stessa, i contenuti, volendo, possono anche essere gli stessi. Ma se ci facciamo caso, andiamo ad indagare, noi vediamo che il modo con cui è stato esposto, il modo con cui è stato scritto, ci dice effettivamente 2 verità, o meglio, più che 2 verità, ci dice 2 punti di vista.
e dipende in questo caso dal giornalista il tipo di punto di vista che vuole lui trasmettere e quello che ci vuole dire. Da un lato cerca di dare notizia così com'è, che quindi la variante si espande, è molto più contagioso e quant'altro, ma poi finisce l'articolo dicendo ma i sintomi sono meno gravi. Cioè, in fin dei conti, magari ti infetti della Omicron, però alla fine ti viene, sai, un po' di influenza, un po' di febbre, ma non è che come la Delta che finisce in ospedale e quant'altro. L'altro invece di articolo è di completamente di metro opposto, cercando di spiegare anche, diciamo, francamente, perché scientificamente è così. Quindi, cosa voglio dire con questo? Normalmente, il lavoro del giornalista, io non sono giornalista, lo ripeto, non sono giornalista, ma il lavoro del giornalista, o perlomeno il cosiddetto divulgatore, c'ha una responsabilità, c'ha un conto fondamentale, che è quello di non far capire il concetto che vuole lui, o il concetto che qualcuno vuole che gli faccia capire. Il giornalista dovrebbe essere asettico, dovrebbe essere al di fuori di tutto questo e dovrebbe in realtà dare la notizia per quello che è, in modo obiettivo e semplicemente giudicarlo. Adesso molto spesso diventa difficile, diventa impossibile, anche perché alle volte basta già un tono di voce, una cadenza di voce che la gente dall'altra parte che legge o ti ascolta o ti guarda in televisione si fa una certa idea. Allora diventa complicato. Allora, quando io ho pensato di aprire una radio generica con l'aiuto di Roby, che è entrato pochi giorni più tardi, e lo dicevo di farla genetica, non farla sul calcio forse mi diventava un pochino più semplice, forse perché prendevo più posizioni, capito? Io ho pensato di aprire una radio cercando di spiegare, di divulgare in realtà le notizie, quelle vere, e di non prendere una posizione, una parte ben precisa. Cioè, Radio Carro non è, almeno dal mio punto di vista, quello che io parlo, quello che io spiego, non è fatta per dire fatevi i vaccini perché dovete farvi i vaccini, punto e basta, oppure non fatevi i vaccini perché morite per il vaccino. No, non è così. Il mio scopo, cioè il mio modo di fare, diciamo, non dico questo mestiere, questo hobby in realtà, divulgare, è quello di darvi entrambe le versioni, dire da un lato, siccome la notizia può essere messa in due punti di vista, e tu dal punto di vista, ripeto, obiettivo asettico, parlando dentro una radio, quindi dove si sente il tono di voce, dove si sente le cadenze, e quindi uno si può fare un'opinione, diventa quasi impossibile che l'ascoltatore dall'altra parte non capisce te, o perlomeno intuisce te da che parte stai. L'importante per me è non è far capire io quello che penso, la mia opinione personale, no, per me è importante dare la notizia, spiegare i vari punti di vista, dopodiché le persone sono liberissime di pensarla come vuoi. Chi dall'altro lato mi ascolta però ha bisogno di avere tutte le informazioni, di avere tutte le componenti. Ecco, evidentemente io in questo lavoro, in questa cosa, negli ultimi tempi mi sto accorgendo che forse sto sbagliando. In che cosa sbaglio? Mi rendo conto di avere troppa paura nel parlare. Ma questo sinceramente me l'hanno detto in tanti, dico la verità, soprattutto Roby me lo dice molto spesso. Non è tanto il fatto di dilungarsi nei discorsi o magari di parlare tramite esempi, di prendere il discorso da dietro per poi passarlo davanti e tutto quanto, non è tanto questo, la sintesi o cose del genere, no, in realtà la mia è paura di dire certe cose importanti, perché ho sempre quell'impressione che dall'altro lato ci sono chi ti ascolta, ha il potere di poterti far chiudere, di poterti far ritirare una multa, di poter fare qualcosa. Allora questo mio timore mi porta ad spiegarmi e a farmi capire nel modo sbagliato. Ecco, questo purtroppo non va bene, perché se la gente non capisce quello che voglio dire, il concetto che voglio esprimere, quello che soprattutto voglio aprire il cervello delle persone e farli ragionare, porsi delle domande per farli ragionare, vuol dire che
sinceramente il mio lavoro lo sto facendo male. La reazione ieri, appunto, di Eugenio, molto veemente e molto cioè indicativa, che fa capire di come una persona educata, estremamente civile, estremamente intelligente e di una cultura molto alta e molto elevata, perché Eugenio, tra l'altro, poi io spesso parlo di Eugenio qui in radio, vi parlo di quello che mi dici, ho tentato diverse volte di dire partecipa in radio, soprattutto dal punto di vista dell'economia, che è molto bravo, si interessa e conosce molte le cose anche al di sotto, no? Sull'economia e quant'altro, è una presenza in radio che mi piacerebbe tanto avere. Lui non vuole, chiaramente rispettiamo la sua scelta, ci mancherebbe altro, e ne prendo atto, però ogni tanto magari appunto lo chiamo e ci parlo anche per avere qualche spunto di trasmissione. Vedere una persona così come lui, così ponderata e tutto, all'improvviso avere una reazione così alta, così esagerata, così eccessivamente, no? Veemente, se vogliamo. Questo fa capire di come l'informazione, giù in Italia soprattutto, ma non solo, stia talmente tanto manipolando le persone che le sta letteralmente che facendo uscire di testa. Allora ieri, quando io ho cercato di parlare con un genio, di dire ehi, attenzione, aspetta, guarda che questo, guarda che qua, guarda che di là, lui mi è saltato addosso, ancora di più, dopo aver chiuso il telefono, dopo essere riuscito quasi averlo minacciato di chiudere l'amicizia, pensate un po', è tornato in sé, è tornato la persona che ho sempre conosciuto, quindi civile, ponderato e quant'altro, ho potuto esprimere le opinioni, ho potuto farlo ragionare, farlo riflettere, non vuol dire che adesso ha cambiato la sua testa o cambiato la sua opinione, anzi, assolutamente no. È chiaro che è rimasto delle stesse posizioni, però almeno quella veemenza non l'ha più. Ecco, noi dobbiamo cadere su questo tranello. Il motivo per cui a suo tempo io ho aperto la radio, quindi parlo di un anno fa, quasi 2 anni fa, ad aprile sono 2 anni, ho aperto questa radio, l'ho aperta con questo scopo, di non dividere la gente, ma semplicemente di farla ragionare. Se su questo io non ci riesco, vuol dire che lo faccio male il mio lavoro. E quindi d'ora in poi ho assolutamente bisogno di esprimermi le cose, di dirle in una maniera molto più forte, molto più decisa, molto più forte, non prendendo una posizione, ma cercando di farmi capire di più. Perché cose come queste qua, purtroppo, non devono accadere e stanno accadendo sempre di più. Perché? Perché la stampa tutto l'interesse per far uscire fuori queste cose, togliendo l'attenzione e facendoci vedere sempre il cosiddetto dito ma non la luna. E questo è un servizio, cioè è una cosa, la stampa, scusate, al servizio dei potenti, di cui paga, che ha tutto l'interesse per fare questo, e la gente ci casca. Perché? Perché non tutti hanno la forza, non tutti riescono ad andare a leggersi, avere il tempo, tra l'altro, perché poi soprattutto un fatto di tempo, di andare a leggere, di andare a guardare altri siti, di andare a guardare altre notizie, di andare a vedere le cose anche da un altro punto di vista, ai fini di aprire la mente e ai fini poi dopo di farsi un'opinione propria, ma un'opinione concreta, dopo aver sentito i vari punti di vista. Altrimenti ti fai un'opinione sbagliata e ti fai l'opinione di quello che vogliono farti sapere loro. Quando io dico noi siamo arrabbiati con i Novax perché i Novax riempiono gli ospedali, allora se io sto male mi serve la terapia intensiva, non posso andare in terapia intensiva perché succede questo. Noi guardiamo il dito e non la luna. In che senso? Ci arrabbiamo con i Novax perché non si vogliono fare il vaccino. Ci sta, è un discorso che ci può anche stare. Ci può anche stare. Ma dovremmo contemporaneamente però arrabbiarci e porsi la domanda e anche indignarsi. Perché in questi 2 anni, invece di sputtanare soldi dietro i banchi a rotelle, dietro tamponi, dietro cazzate a non finire e dietro una vaccinazione pesantissima, che costa dei soldi e che si porterà delle conseguenze soprattutto economiche gravi,
gravi, lo vedremo nei prossimi 3-4 mesi, gli aumenti dell'energia e tutto il resto, che ci porterà tutto sto casino qua, perché invece di usare i soldi lì non sono stati usati per aumentare le terapie intensive? Perché non abbiamo aperto degli ospedali da campo, come hanno fatto in Cina all'inizio, dividendoci dagli ospedali? Cosa vuol dire? Come hanno fatto a Stoccolma? A Stoccolma, che viene tanto reclamizzata, la Svezia, questa e questa, la Svezia ha fatto un ospedale principale, ha aperto fuori un ospedale da campo, al di fuori dell'ospedale, 300 terapie intensive, in modo tale che la gente di malata di Covid sta lì dentro, perché non è possibile che io devo farmi una cura, entro dentro l'ospedale ed esco con il Covid, oppure muoio dentro l'ospedale perché mi prende il Covid. Questo però la stampa non te le dice, o meglio, se tu ascolti in televisione, che cosa vedi? Vedi odiatori, divulgatori, odiatori, gente che scrive sui social di odio, di aggressione, di cose contro il nemico che è diventato il Novax. È colpa del Novax che ci sono le varianti, è colpa del Novax che siamo tornati con i contagi che aumentano, è colpa del Novax che non usciamo da questa maledetta pandemia, da questo pantano che ci ha ridotto in questo casino. Ragazzi, io dico, quando io parlo di certe cose, io vi ricordo sempre che la mia mamma è morta di Covid quasi un anno fa. Non parla una persona che non ha, diciamo, dice, ma te parli magari in certo modo perché non hai avuto nessuno. Se avessi avuto il Covid non saresti così, questo e cosa. No ragazzi, parla una persona che la sua mamma a 62 anni non c'è più per colpa del Covid, non c'è più, va bene? Quindi la sensibilità di capire ce l'ho, ma il mio compito anche da divulgatore è quello anche di parlare però e di far capire però alle persone che c'è anche un altro punto di vista da parte dei potenti. È chiaro che per coprire i loro sbagli, se Lanzolina ti dice dobbiamo spendere 600 milioni di euro per fare i banchi a rotelle, sarebbe bello che ci fosse un giornalista, che ci fosse qualcuno che gli dice, ma scusami tanto, ma perché invece di sputtanare 600 milioni di euro in banchi a rotelle che l'abbiamo già buttate via e che non servono a nessuno, forse non era il caso che li potevamo spendere per fare un ospedale da campo, per ampliare le terapie intensive? Perché non è stato fatto? Ecco, io penso che questo compito di dirci anche altre cose, di farci capire anche altre cose, visto che c'è tutto l'interesse da parte appunto, no, dei ricchi e dei potenti di coprire le proprie magagne e i propri errori, anche perché mi sembra logico, no, ragazzi? Mi sembra logico, no? Quindi, normalmente dovrebbe farlo la stampa. Dovrebbe farlo Canale 5, Rete 4, Italia 1, la Rai, la Repubblica, la Stampa, e invece non lo fanno, spostano l'attenzione. E allora mi sono detto, non lo fanno loro, ok, lo faccio io, ma evidentemente lo faccio male. Perché? Perché ho paura di parlare. Ora io penso che se parlo in questo modo, probabilmente magari con un modo più accorato e tutto quanto, forse avete capito. Adesso qualcuno dirà, eccotelo, tu sei il classico Novax. Qualcuno può pensare questo. No ragazzi, il mio compito da divulgatore non è quello di dire la propria opinione, non è quello di farvi capire io come la penso, non è soprattutto quello di indirizzare la gente in una direzione dove io voglio. Non è questo il mio compito, non è il compito per cui ho aperto questa radio qua. Il compito che ho aperto questa radio qua è quella di dirvi tutte le notizie, di farvi aprire la mente e di farvi riflettere che ci sono le cose, vanno sempre viste a 360 gradi, da diversi punti di vista. È questa la cosa che a me mi sta più a cuore, e se non ci riesco a farlo, allora chiaramente ho sbagliato e ho fallito la cosa. Ecco perché dentro di me magari torno a pensare, ma quello che è successo ieri mi ci ha fatto veramente tanto riflettere. Tant'è vero che dopo, quando ho parlato con lo stesso genio, dopo, parlando appunto privatamente con lo genio, gli ho detto la mia opinione personale, allora le cose sono cambiate, ma la mia opinione personale non la sentirete qua in radio, non la sentirete mai sentirete quello che veramente
io penso o le soluzioni che ho intenso di trovare. Io quello che faccio è quello di far, di cercare di far capire che dobbiamo uscire fuori da quella bolla che ci vogliono far sapere, che ci vogliono indirizzare, perché non tutte le persone prendono il telefono, hanno un nipote che abita, e qui parlo di mia zia, che abita in Germania, direttamente in Germania, e ti telefona preoccupata, in panico, e ti domanda se è vero che, che abbiamo i morti di Covid lungo la strada e che i militari, l'esercito ci viene a guardare dentro casa se usciamo o se non usciamo, e che c'è praticamente uno stato praticamente di corte marziale, perché il telegiornale ha detto una cosa del genere. Molta gente non lo fa perché non ha, appunto, non ha il tempo, e allora crede a quello che viene detto, crede a quello che viene ascoltato, e quindi si fa un'opinione sbagliata perché ha delle notizie false. E la domanda che mi sono fatto: ma perché? Ma che razza di giornalismo è questo? Perché fanno così? Dopo l'ho capito, dopo sono andato a informarmi e ho capito perché vanno a dire certe cose, perché hanno tutto l'interesse di dirlo. Ragazzi, lo sapevate che lo scorso anno, nel 2020, lo Stato, il governo 5 Stelle, ha dato dei soldi come finanziamenti, giustamente, no? Come ristoro, come risarcimento, per aiutare le piccole radio, insomma le televisioni, i mass media, praticamente come sostentamento, ecco, mi veniva la parola. Noi ne abbiamo parlato qualche volta qua in radio, scherzando tra di noi, tra mio, Over, Alberto, Roby, no? Scherzando un po' così. Ma lo sapevate che danno, lo Stato ha messo dei soldi, paga dei soldi alle piccole televisioni, alle piccole radio, alle grandi radio, ai grandi giornali, dà delle sovvenzioni, e ha detto il Movimento 5 Stelle: io ti do i soldi, però tu devi dire quello che voglio io. Allora ecco perché lo Stato fa passare quello che vuole. Ecco perché ti raccontano che è colpa di Novax che riempiono le terapie intensive, ma non vanno a raccontare perché ci sono soltanto in Italia 3.500 terapie intensive in tutto il paese, mentre invece soltanto qui in Baviera ne abbiamo 35.000 di terapie intensive. Ecco perché chiaramente lo Stato ha tutto quell'interesse. Ma queste cose non ve le dice nessuno, non ve le dice, non ve le racconta nessuno. E se io lo dico in un certo modo, per paura, dopo quello che è successo ieri, ho capito purtroppo che non va dette così le cose, vanno dette in modo differente, vanno detto come lo sto facendo adesso, forse con un po' più di rabbia, ma soprattutto in modo molto più diretto, purtroppo. Perché se non lo fanno le radio e quant'altro, lo facciamo noi, lo faccio io, e le persone, e le radio, gli organi di informazione importanti, sono in pochi che hanno rinunciato a quei soldi, come per esempio Radio, che io ieri, molto contento, ho fatto una donazione alla radio, che soltanto per avere messo un'intervista del signor Montagnier e aver messo un'intervista di un altro medico ricercatore importante come un Garavelli, la YouTube gli ha bloccato prima il canale e poi gli ha tolto completamente la monetizzazione in un canale che fa 400.000 iscritti e fa 1.500.000 di visualizzazioni. Perché la YouTube mi deve togliere a me la monetizzazione? Perché ho messo un'intervista di un noto ricercatore, di un noto medico, di un noto virologo importante, quanto è importante gli altri, che dà una sua opinione diversa, un suo parere scientifico diverso, ma quel parere scientifico diverso non sta bene a chi? A chi non sta bene? Allo Stato? Al governo? Ai potenti? Allora ragazzi, cerchiamo di aprire gli occhi, cerchiamo di guardare la luna e non il dito, perché se no altrimenti facciamo il loro gioco. Noi possiamo arrabbiarci giustamente con i Novax che vanno in giro e fanno le manifestazioni e che rompono tutto, ma non puoi prendertela con tutti i Novax, dovresti prendertela con chi spacca le vetrine, con chi fa questi danni, e dovresti prendertela con lo Stato e dire: perché non li arrestano? Sono pochi deficienti, sono pochi matti. C'è una manifestazione di anche 5.000 persone, che sono tutti 5.000 che vanno in giro a spaccare le cose? No, saranno pochi imbecilli, saranno pochi teppisti. Allora prendiamo loro e arrestiamo loro,
e lasciamo la possibilità a qualsiasi tipo di persona di fare una manifestazione civile, ordinata, civile, fatta come si deve, perché se no altrimenti facciamo il gioco del governo, che è quello che ci ha detto già diverse volte: dobbiamo regolamentare le manifestazioni. Perché? Perché chiaramente il dissidentismo al governo non può star bene, ma mi sembra chiaro che non può star bene. Ma mi sembra logico che non può star bene. Ma perché? Perché il governo, come tutti i governi del mondo, hanno investito forti, non solo forti soldi, forti investimenti, forti sostanzialmente, forti di tutto, ma hanno investito soprattutto la loro faccia su quella vaccinazione. Ci hanno raccontato che con la vaccinazione usciremo fuori dalla crisi, che con la vaccinazione, ci hanno raccontato anche che tempo due mesi sarebbe finita con i vaccini. È vero o no? Lo Stato ha investito tutto, ha investito su tutto questo qui. È logico che devono farti passare quel concetto, anche perché giustamente devono convincere le persone a vaccinarsi. Ma un conto è convincere, un conto è obbligarle. Un conto è obbligarle. E questo dobbiamo cominciare noi a ragionarci su, a pensarci su. E concludo dicendo una sola cosa: le varianti pericolose come la Omicron adesso, e fidatevi che sarà un danno, ve l'ho detto due giorni fa, non ho fatto un appello così acclorato, arrabbiato, dicendo, facendo credere, no, che siamo nel panico, e non volevo mettere il panico, no, io volevo parlare proprio con gli organi, un appello agli organi: datevi da fare a creare dei tamponi che riconoscono la variante Omicron, datevi da fare a fare un vaccino veloce contro la variante Omicron, perché questo è peggio, anche se i sintomi magari sono meno lievi, sono meno gravi, ma è peggio, perché si diffonde molto più in fretta. Tra un po' saremo di nuovo tutti quanti in lockdown, perché giustamente già Draghi ieri già ha chiuso i confini, già ha messo l'obbligo di quarantena. Io volevo scendere e venire giù in Italia qualche giorno dopo Natale, non posso scendere, nonostante tutto che sono negativo e che sono vaccinato col Green Pass perfettamente, non posso scendere perché devo fare la quarantena. E l'Europa, se dall'inizio ha criticato Draghi, e lì quanto mi piace sinceramente come risponde all'Europa, avere finalmente un politico, una persona in Italia che risponde un po' alla comunità europea, gli ha risposto per le rime, gli ha detto le cose come vanno dette. Adesso l'Europa addirittura vuol fare quello che fa l'Italia. Quanto è bella questa sensazione, avere finalmente qualcuno forte, qualcuno che ci mette la faccia, al di là di quello che uno può pensare, giusto o sbagliato, ma avere un qualcuno del genere che finalmente va in Europa e fa valere le cose, fa valere i suoi punti. E l'Italia è il paese guida, ricordiamocelo sempre, è il paese guida. Infatti è lui che dà i detti, prima ci criticano per qua, ci criticano per là e dopo ci corrono dietro. Ripeto, giusto o sbagliato che sia, però è normale, torno a dire, che hanno investito tutto questo. Allora, vogliamo ragionarci sopra su queste cose? Perché? Vogliamo cominciare a domandarci perché le case farmaceutiche come la Pfizer, BioNTech, perché poi anche qua, no? Ieri appunto, no? Parlando con ma io ho fatto il BioNTech di vaccino, io ho fatto il Pfizer, ma guarda, è la stessa cosa. La Pfizer ha comprato il brevetto della BioNTech, anche questa, no? Questa, vabbè, è una cosa risaputa, si è saputa chiaramente all'inizio, si è saputa, ma lo sapete dove ha avuto origine? Vi ricordate dove ha avuto origine? Quando Trump, a suo tempo il presidente degli Stati Uniti, ha detto, ha cercato di avere il monopolio totale sul vaccino, sapendo che la ricerca più avanti era proprio quella della BioNTech da parte di questi due turchi, no? Nati e cresciuti qui in Germania. Ha detto giustamente, dice, ok, visto che è così, lo voglio fare anch'io. È intervenuta, giustamente, ripeto, la Merkel, a suo tempo la cancelliera, ha detto no, caro mio, la ditta tedesca, noi vogliamo avere il monopolio su questo. Poi è intervenuta l'OMS e lì mi è piaciuto, a bla bla parole. Che cosa ha detto? No, questo deve essere un bene dell'umanità, deve essere gratuito per tutti il vaccino. Cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto? Qua abbiamo visto cosa hanno fatto. Allora, a un certo punto, perché non cominciamo ad incazzarsi? Perché invece di dire che le varianti pericolose escono per colpa dei Novax, perché non si fanno i vaccini? Giusto, escono per queste le varianti pericolose. Allora, da dove sono uscite? Da dove vengono fuori? Dall'Inghilterra, a suo tempo la variante inglese non c'erano i vaccini. E va bene. Poi la variante brasiliana, in Brasile
Bolzanero, vi ricordate? Il virus non esiste qua di là, è uscita fuori la variante brasiliana. Mia madre è morta per la variante brasiliana, ragazzi, non è morta per il virus di qua. È questo che interessava al direttore del Resto del Carlino quando ci ho parlato e quando ci siamo intervistati a vicenda, tra virgolette. Dove io parlavo di protocolli e lui parlava dicendo: non mi interessano i protocolli, mi interessa sapere se c'è la variante brasiliana o no. Poi, dove ci da fuori? La variante Delta, la variante indiana, poi abbiamo cominciato a chiamare Delta, perché sennò altrimenti è discriminatorio. No, per il famoso politically correct. Anche lì, come è uscita fuori dopo la cosa? Come è uscita fuori dopo la notizia? Perché in India non si vaccinano questo o quest'altro. E allora, cominciamo a domandarci questo. Un solo politico ho sentito io che ha detto la settimana scorsa e ora che ormai le case farmaceutiche cominciano ad abbassare i prezzi e cominciano a dare i vaccini gratuiti, soprattutto in quei paesi come l'Africa, che non avendoci soldi per comprarsi i vaccini non si vaccina nessuno e fanno uscire le varianti pericolose come l'Omicron. Se siete convinti, avete deciso di prendere questa strada, bene, allora forse sarà forse il caso che a un certo punto gli stati cominciano ad arrabbiarsi e cominciano a mettere voce in capitolo. Invece no, si deve l'attenzione parlando sui Novax, perché la colpa è di quel 7% di popolazione che non vuole vaccinarsi. Adesso io scommetto che aver parlato in questo modo, forse magari qualcuno che mi ascolta forse ha capito quello che voglio dire. E mi tocca dirlo in questo modo? No, non mi piace. Non mi piace parlare così. Anche perché mi sta venendo il mal di testa, figuratevi un po'. Non mi piace parlare in questo modo. Ma se a un certo punto, per farmi capire, devo farlo, lo faccio volentieri. Perché ieri Gino mi ha detto una cosa, a mio giudizio, molto grave. Era con un suo amico, stava ascoltando la mia trasmissione, quella che feci sul Gran Premio di Formula 1 del Messico. Quando mi arrabbiai con il conduttore, con Carlo Vanzini, perché disse una notizia falsa, che non mi sono fatto spiegare, non mi sono fatto capire. Io mi ero arrabbiato non perché i vaccini, perché ero contro il fatto che il 99% o non credevo al fatto del 99% della popolazione in Messico che è vaccinata. No, io mi sono arrabbiato del fatto che razza di giornalismo è, ma che razza di giornalismo è, di giornalista sei te. Se ti dicono di dire una notizia falsa e tu la dici tranquillamente. Se ti dicono il 99% della popolazione in Messico è vaccinata, quando non è vero, quando era all'epoca almeno era solo il 60%. È lì che io mi ci arrabbio, è lì che voglio che le persone che mi ascoltano capiscano il concetto. Non che vanno a pensare se io sono Novax o sono Provax. Non quello. È lì che io mi ci arrabbio. Perché un Carlo Vanzini va a dire una cosa del genere? Perché? Perché l'hanno detto di dirglielo? Perché? Perché lo Stato paga perché venga fatto passare questo concetto. La gente deve mantenersi il posto di lavoro. Va bene, e allora fa questo. Ma noi che siamo dall'altro lato del microfono, dall'altro lato, no? E qui ascoltiamo, però abbiamo il potere di andarci a informare, abbiamo il potere di farci delle domande, abbiamo il potere di farci venire dei dubbi. Facciamoci venire questi dubbi. Non facciamo i pecoroni che corrono dietro a quello che esce fuori. E per me la situazione è francamente è grave, perché l'odio, l'aggressione, la rabbia che sta crescendo su, già da luglio ve lo dissi, già da luglio, nelle prime parole che disse Draghi e poi dopo copiato dal Presidente della Repubblica Mattarella, già lì si capiva. Bene, e concludo, anche perché francamente siamo ormai a 70 minuti di trasmissione, ho parlato solo io oggi, perché la nostra Barbara ha parlato 3 minuti, figuratevi. Quindi è ora che concludo. Poi, come dico sempre, venerdì, che state ad ascoltare a me con tutto quello che avete da fare, andate a fare un po' le vostre cose, no? A prepararvi per il fine settimana. Tra l'altro ci sono i regalini di Natale da fare, tutte queste belle cosine. Ma io voglio concludere dicendo semplicemente una cosa, ragazzi: apriamo le menti, cominciamo a capire, cominciamo a domandarci, perché scusate, hanno investito tutto sulla vaccinazione, va bene, è stata una scelta politica, l'hanno fatta, ok, e mi sta bene, davvero, ripeto, sono anche d'accordo io su questo concetto qui. Allora cerchiamo di convincere le persone a vaccinarsi, non obbligandole e non facendo sto casino qua che viene fatto,
indipendentemente da questo. Però se è investito su questo, se avranno ragione, se avranno ragione, saranno degli eroi. Se avranno sbagliato però, che ne pagano le conseguenze chi ha deciso di far, di comportarsi così. Perché all'inizio qualche altro ricercatore ha detto di non fare le vaccinazioni in questo modo. Chi avrà ragione dei due? Non lo so chi avrà ragione dei due, ce lo dirà il tempo. Robby ha sempre detto su tutta questa situazione qui, e lo dice lo scorso anno, con la sua piccola mente luciferina da camionista, ha detto fin da subito lui, i nostri nipoti forse sapranno la verità. Noi sicuramente la verità non l'avremo a sapere subito, logicamente. Però se è investito su questo, va bene, però diteci anche le conseguenze. Le conseguenze sono che un vaccino Pfizer costa $16, che una maledetta dose di vaccino costa $16, costa tanti, costa parecchi soldi, che non sono gratuiti, gli stati li pagano, abbiamo firmato dei contratti con la Pfizer, contratti che vanno rispettati, che vanno pagati. E dopo chi paga? Chi paga questi soldi qua? Se dobbiamo fare una vaccinazione di massa ogni 5 mesi, bene, chi paga? Perché adesso abbiamo le terze dosi, va bene, ma vedrete voi, e lo dico già da adesso, così almeno lo sapete, venerdì 17 tra l'altro, venerdì 17 di dicembre, vi dico già da adesso che ad aprile usciranno fuori i nuovi vaccini Omicron e dovremo vaccinarci tutti un'altra volta, vaccino numero 4, e la Pfizer ha già detto che aumenta di prezzo, non ce lo vende più a 16, ce lo vende e ci fa pagare pure di più. Chi paga? Paghiamo noi? Va bene. Paghiamo noi? Come paghiamo? Con l'aumento delle cose? Bene. Ok, allora però lo sappiamo. Prendetevi le responsabilità. Voi che prendete queste decisioni, dite le cose che prendete, che a un certo punto farete queste scelte qui. Non che invece prendete, sparite e finisce tutto quanto così. È questo. Apriamo gli occhi semplicemente. Guardiamo la luna, non il dito. Facciamoci delle domande, spendiamo due minuti di tempo e andiamo a guardare. Non dovete ascoltare a me, che magari anche io direte quello racconta un sacco di cazzate, certo, ma probabilmente, ma pensate come volete, ma in ogni caso andate a guardare, andate a informarvi, fatevi delle domande, non cadiamo dietro quell'errore, perché si sta verificando una guerra tra poveri. La guerra tra poveri, stanno dividendo il paese, stanno dividendo le persone, alzando un odio nei confronti di altra gente, che giusto o sbagliato che sia, non alzate l'odio contro di loro, cominciamo invece a capire che il nostro nemico numero uno è il virus, non solo i Novax, è il virus il nostro nemico, capito? Questo è il punto, cerchiamo di far capire che il vaccino, come è fatto e come è stato creato, è una cosa abbastanza sicura, statisticamente è una cosa sicura, e che se per caso ti dà qualche reazione avversa, ti fa stare un pochino male, quantomeno però ti aiuta, ti salva la vita, almeno questa è la scelta politica che hanno fatto, e su quello lì non possiamo farci niente perché decidono loro, ok, ma poi dopo paghiamo le conseguenze, ma le conseguenze le pagheremo noi delle loro scelte. Ok? Questo soltanto volevo dire. D'ora in poi mi sentirete parlare in un modo molto diverso. Perché se con il calcio ti sono riuscito a farmi capire bene, perché prendo dei punti di posizione, perché dico esattamente quello che penso e lo dico nel modo giusto, corretto, ma di calcio lo posso fare, su questi argomenti qui la mia opinione personale non la sentirete mai. Mai, ripeto, la sentirete. Però per farmi capire forse devo parlare in questo modo qua. D'ora in poi parlerò così. Parlerò in questo modo qua. E se non va bene, ragazzi, vabbè, che vi devo dire? Non ascoltate. Non ascoltate. Ma non è questo il motivo per cui abbiamo aperto questa radio. Non è questo quel motivo. Vi ricordate cosa ha detto Over la settimana scorsa? Non sono sicuro di dare quel dato sul chinese primario. Controllerò e ve lo dico la settimana prossima. Questo è una persona, un bravo divulgatore. Non dice il 99% dei vaccinati sono vaccinati nel Messico quando non è vero ed è solo il 60%. Questo fa un bravo divulgatore. Quindi aprite gli occhi, aprite la mente,
Adesso basta, io vi auguro un buon fine settimana a tutti, un bacio come sempre alle mie ascoltatrici, un abbraccio ai miei ascoltatori, mi raccomando fate i bravi, rispettate sempre le regole e mi raccomando tenete gli occhi aperti, perché anche su questo è una cosa che mi dà fastidio, perché quando hanno detto la variante Omicron è più contagiosa, va bene, spiegami come, cosa vuol dire, come faccio io a non contagiarmi? Un metro e mezzo di distanza non basta più, un metro e mezzo di distanza, devo stare lontano dalle persone 3 metri? Ditemelo, datemi gli strumenti per fare in modo che io non mi contagio, per fare in modo che non vada un pericolo, non solo il vaccino, datemi anche altre informazioni. Oh, ciao a tutti, buon fine settimana, e ci attendono due belle partite, si comincia stasera, capirai, già venerdì si comincia, mamma mia cos'è da zona, cos'è diventata da zona, vai, ci lasciamo con questa bellissima canzone, questa ci sta benissimo, la canzone sigla stasera, chiudiamo con la canzone sigla, C'è chi dice no di Vasco, è assolutamente la scelta migliore, ciao a tutti, a lunedì! Wow.